È il giorno del ricordo, è il giorno delle foibe. Il Rotaract di Taranto ha voluto celebrare e valorizzare questo giorno, portarlo alla memoria delle future generazioni. Siamo qui con il presidente del Rotaract di Taranto che ha avuto questa idea e questa bellissima iniziativa. Sì, che il giorno del ricordo è un giorno molto molto importante per chi come me è nipote di Istriano e vuole tramandare quelle che sono le storie che sono state raccontate sin da bambino. Poi quest'anno in particolare è un giorno importante perché oggi ricorrono 20 anni dall'istituzione della legge del giorno del ricordo. Che noi come Rotaract, sempre in collaborazione con il comitato provinciale di Taranto della NVGD, cerchiamo da anni di sensibilizzare su questa tematica, di far luce su questo periodo oscuro della storia italiana attraverso diversi tipi di iniziative, quindi attraverso la cinematografia, e quest'anno siamo arrivati alla fotografia. Infatti abbiamo deciso di chiamare questa mostra Gli occhi dell'Esodo perché vogliamo far riferimento non soltanto agli occhi di coloro che vissero queste tristi vicende, ma anche agli occhi dei fotografi che attraverso delle foto iconiche che sono presenti qui all'interno della mostra hanno voluto immortalare dei momenti ben precisi di questa immane tragedia che è stata le foibe e l'esodo. Noi come Rotaract, sempre per rimanere anche in linea con quelli che sono i valori rotariani, rotaractiani di promozione della pace, di promozione dell'amicizia tra i popoli, cerchiamo appunto di trovare anche un punto di contatto tra le culture. E difatti siamo tra i vari progetti, questa è una piccola anticipazione, stiamo cercando anche di creare un vero e proprio gemellaggio con dei club di Fiume, con dei club comunque dell'East di quei territori, in modo tale da dare anche un senso di concretezza a quelli che sono stati i nostri sforzi fino ad ora. Quanti istriani sono venuti a Taranto all'epoca? A Taranto sono venuti più di 4.000-5.000 istriani. Adesso non abbiamo un numero più preciso perché non è stato mai fatto un censimento preciso. Negli ultimi anni, grazie anche all'attività del professor Fumarola, professore che è sempre il nostro socio del comitato, ha fatto tramite una ricerca all'interno degli archivi storici, stiamo pian piano ricostruendo quella che è la storia degli esuli tarantini che poi si sono stabiliti e hanno contribuito a formare il tessuto sociale della realtà tarantina. Grazie Presidente. Grazie. Questo non è stato molto recepito ancora. Sì, no, perché chi non vuole. Perché viene la storia che racconta soltanto in un certo modo. E quando invece la storia dovrebbe essere neutrale. Sì. E dovrebbe essere quindi raccontata in maniera tale che non ci siano visioni di parte, altrimenti non è più storia, altrimenti è un'altra cosa. E questa è una mappa dell'Istria. Sì. Queste sono le foibe che soltanto quelle sono state catturate, le foibe sono delle cavità carsiche che sono presenti in Italia, sono profonde anche centinaia di metri, come per esempio questa è la foibe di Basovizza, dove c'è oggi. Ma non è che sia stata costretta bene, ha aiutato anche parecchio degli amici, perché lui ha lavorato veramente da ragazzi. Tu te lo ricordi, Enzo Giase? Come no? Bernardo. Quindi questo dico io, allora Bernardo è grotto. Da piccolo, ma chi è che arrivava? Pensavi comunque scampati dalla guerra e invece loro conoscevano di più. L'impianto oggi è non averli, a me sono morti ormai da 25 anni entrambi, non averli per farti raccontare qualcosa di più profondo. Però non c'è stato mai nessuna traccia di quello che non si direbbe. Infatti prima parlavo con Matteo.